Il globo di Matelica ha più di 2000 anni. È una meridiana sferica unica al mondo. Malgrado la sua semplicità, il globo permette una determinazione accurata del tempo, sempre che si usi il metodo greco-romano per la determinazione dell'ora. Sulla sua superficie è inciso un cerchio massimo, che chiameremo orizzonte. Un semicerchio ad esso perpendicolare, che chiameremo meridiano, tre cerchi concentrici intersecati da un arco di cerchio e 13 fori. Il centro dei cerchi concentrici si trova ad un angolo sull'orizzonte uguale alla latitudine di Matelica. La Terra gira in un anno attorno al Sole e ogni giorno compie una rotazione attorno al suo asse che è inclinato di 23 gradi rispetto alla verticale al piano dell'orbita. L'asse di rotazione punta sempre verso lo stesso punto del cielo e questa direzione rappresenta il nord. A causa della rotazione, alla latitudine di Matelica, il Sole sembra percorrere un arco nel cielo. E a causa dell'inclinazione, quest'arco si sposta nel cielo nel corso dell'anno, essendo più basso in inverno e più alto in estate. Ruotiamo la Terra in modo da portare Matelica al colmo del globo terrestre. Il piano tangente in quel punto sarà il piano orizzontale, che contiene l'orizzonte visto da un cittadino di Matelica. Poniamo ora il nostro globo di marmo in modo che gli orizzonti coincidano. Vediamo che possiamo orientare il centro dei tre cerchi con la direzione del nord. In questo modo, la Terra e il globo sono orientati nella stessa maniera e quindi saranno anche illuminati dal Sole in modo uguale. Supponiamo che sia mezzogiorno del 21 dicembre, cioè il solstizio d'inverno. I raggi solari sono paralleli al piano che contiene il meridiano. L'ombra proiettata sulla superficie del globo è a 90 gradi rispetto ai raggi ed è tangente alla parte superiore del cerchio più grande. Seguiamo ora la posizione dell'ombra giorno dopo giorno, sempre a mezzogiorno, e vedremo che man mano che il sole diventa più alto, l'ombra ruota verso l'orizzonte. A gennaio, infatti, l'ombra raggiungerà la parte superiore del cerchio intermedio. A febbraio, la parte superiore del cerchio interno. E a marzo, cioè all'equinozio di primavera, passerà per il centro dei cerchi. Ad aprile, l'ombra raggiungerà la parte inferiore del cerchio interno. A maggio, quella del cerchio intermedio. E a giugno, al solstizio d'estate, la parte inferiore del cerchio esterno. Dopo il solstizio estivo, l'ombra inverte il moto, ripassando dalla parte inferiore del cerchio intermedio a luglio, di quello interno ad agosto e dal centro dei cerchi a settembre, all'equinozio d'autunno. Quindi procederà oltre e supererà il cerchio interno a ottobre, quello intermedio a novembre, per tornare a dicembre al cerchio esterno. È passato un intero anno. Dalla posizione dell'ombra rispetto ai cerchi, un osservatore è quindi in grado di capire in che mese si trova, potendo apprezzare anche durate più piccole di un mese. È la funzione calendario del globo di Matelica. Supponiamo ora che sia l'alba del 21 dicembre. Guardando la posizione dell'ombra, vediamo che essa è ancora tangente al cerchio esterno, ma in una posizione spostata lungo il cerchio a sinistra del colmo, esattamente dove il cerchio esterno interseca l'arco di cerchio. Seguendo il cammino del sole nel cielo in quel giorno, vediamo che l'ombra si sposterà lungo la parte superiore del cerchio esterno, finché, al tramonto, si troverà nell'intersezione di destra. La sezione del cerchio esterno tra le due intersezioni è quindi descritta durante tutta la parte della giornata in cui c'è luce. Il resto del cerchio esterno non viene mai a contatto con l'ombra, perché è notte. La stessa cosa si ripete in tutti gli altri giorni dell'anno, ma naturalmente l'ombra si sposterà, come abbiamo visto, verso i cerchi più interni. A febbraio, per esempio, sarà il cerchio interno a mostrare questo fenomeno.
E a marzo, all'equinozio, l'ombra passerà sempre per il centro dei cerchi. Negli altri mesi sarà la parte inferiore dei cerchi a indicare il periodo di luce. Vediamo allora che la funzione dell'arco di cerchio è dimostrare durante tutto l'anno quanta parte della giornata è alla luce e quanta al buio. Ci dà quindi informazioni sulla durata relativa del giorno e della notte, che sono uguali solo nei giorni dell'equinozio, a marzo e a settembre. Ritorniamo ora all'alba del 21 dicembre. Il sole sorge sull'orizzonte e l'ombra è tangente al cerchio esterno dove interseca l'arco di cerchio. Vediamo però anche che l'ombra passa esattamente per il foro di colmo sul globo. Per comprendere cosa avviene durante la giornata, ricordiamo che per i greci e i romani le ore si contavano solo di giorno ed avevano una durata pari a un dodicesimo del periodo di luce. Non erano dunque di uguale durata nel corso dell'anno, ma più brevi in inverno e più lunghe in estate. La prima ora cominciava all'alba. All'inizio della seconda ora, l'ombra sul globo passa per il primo foro a destra del foro di colmo. All'inizio della terza, per il secondo foro, e così via fino al mezzogiorno, quando l'ombra passa per tutti e due i fori posti sull'orizzonte. Nel pomeriggio questo moto continua incontrando via via i fori a sinistra del colmo, fino al tramonto, quando l'ombra passa di nuovo per il foro di colmo. Vediamo ora cosa succede negli altri giorni dell'anno, ad esempio ad aprile. All'alba l'ombra passa ancora per il foro di colmo e al termine di ogni ora passa sempre per gli stessi fori per cui passava a gennaio. Questo è vero per tutti i giorni dell'anno. I fori sono gli unici punti della sfera per cui passa l'ombra alla stessa ora, in qualunque giorno dell'anno. Ad un osservatore bastava quindi vedere tra quali fori si trovava l'ombra in un dato momento per capire che ora era in qualsiasi periodo dell'anno. È la funzione orologio del globo. Abbiamo cominciato lo studio del globo di Matelica ponendoci degli interrogativi sul suo funzionamento astronomico, perché erano i più semplici. Il globo, da questo punto di vista, è ora ben compreso. Resta invece molto da capire sulla storia di questo notevole manufatto, la parte più difficile. Ad esempio, chi ha ideato e costruito il globo? Un astronomo o un gruppo di scienziati dell'antichità? Dov'era utilizzato il globo? In un'accademia o in una scuola dove venivano insegnate l'astronomia, la geometria, la matematica? In un tempio dedicato a qualche divinità solare? In una piazza pubblica? Come si spiega il fatto che il globo di Matelica sia uno dei due soli esemplari al mondo di orologi solari di forma sferica e che l'altro globo, con cui ha molte affinità, sia stato rinvenuto in Grecia? La sua forma sferica poteva avere allora anche un significato simbolico o filosofico? Cosa rappresentava 2000 anni fa l'antica Matilica per ospitare un così geniale ed importante strumento di misurazione? Abbiamo sollevato solo uno dei molteplici veli che tuttora avvolgono questo oggetto. Vorremmo scoprirli tutti per poterne godere nella sua interezza, ma dobbiamo lavorarci su ancora per molto. Forse scopriremo che è stato realizzato da scienziati ellenistici, del cui sapere abbiamo in gran parte perso le tracce, ma ai quali dobbiamo in larga misura le basi e l'impulso per il nostro rinascimento. In questo senso, possiamo considerare il globo come un messaggio in bottiglia, lasciatoci dai nostri avi.